Un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati per questa bellissima iniziativa. Sì, è arrivato il momento di occuparci anche di questo per fare un cambiamento culturale necessario perché la pratica sportiva al femminile cresce, reclama spazi, reclama soprattutto considerazione e rispetto di quello che fa. In qualità di rappresentante delle calciatrici, vi dico che siamo assolutamente convinte che il primo passo necessario è quello di rappresentarci per quello che è il nostro valore in campo, quindi prestazione, capacità calcistica e di conseguenza tutto ciò che invece riguarda le scelte personali che possono essere dall'intimità a tutto ciò che è anche il nostro modo di mostrarci come look, eccetera, sono aspetti di sfera privata che non debbono in nessun modo prevaricare invece le gesta sportive. E sotto questo aspetto aggiungiamo anche che l'utilizzo di linguaggi ad hoc è un altro aspetto fondamentale dove chiaramente il linguaggio nuovo che deve essere utilizzato deve tenere in considerazione intanto dell'etimologia delle parole, del vocabolario della lingua italiana e soprattutto di quello che è già il linguaggio in essere all'interno del calcio. E quindi la specificità che questo settore richiede e fare da lì delle profonde riflessioni per valutare tutti insieme e costruire un linguaggio più moderno, un linguaggio più attuale, ma un linguaggio soprattutto che vada a valorizzare la calciatrice, lasciandoci alle spalle tutto quelli che sono le discriminazioni, gli stereotipi e tutti i sorrisini, le battutine, i luoghi comuni che da sempre hanno invece caratterizzato questo sport. Oltretutto sarà fondamentale anche immaginarsi un linguaggio che deve diventare moderno e che deve aprire la strada per uno sport che reclama spazi, uno sport che vuole finalmente essere vissuto anche come lavoro e quindi al di là delle altre battaglie che bisogna continuare a fare per arrivare a questo obiettivo, riteniamo il linguaggio un mezzo determinante per incentivare questo percorso e per andare in una direzione più valoriale rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Buona continuazione a tutti e un saluto da tutte le calciatrici.